Ciao, se mi concedi 10 minuti del tuo prezioso tempo, ti vorrei parlare di un libro che può veramente cambiare le carte in tavola e darti una prospettiva completamente diversa della vita e di tutto ciò che conta per te. Ci ho lavorato un po', ma alla fine sono riuscito a creare uno strumento utile e facile da comprendere. Non hai nulla da perdere, tranne il tempo di ascoltare e non hai nessun obbligo. Ascolta il video fino alla fine e poi decidi se è una cosa che può interessarti o meno. Intanto mi presento. Sono Antonino Mattei e sono un mindset trainer. Questo non è il mio primo libro, ma è molto diverso dai precedenti. Cosa ho fatto di diverso rispetto ai libri precedenti? Beh, rispetto ai libri precedenti ho voluto fare un passo avanti. E l'ho fatto per due motivi. Il primo è che non volevo passare per uno che fa solo le frasette e i video motivazionali, tipo ragazzino alle prime armi. E così non è perché quelle frasi e quei video, seppur semplici, sono potenti per chi è maturo per capire. Il secondo, strettamente legato al primo, è che volevo fornire spiegazioni e strumenti reali e tecnici. Una volta ispirati e motivati, bisogna spiegare il lavoro in cosa consiste, come si fa e dove ti può portare. Per tutte quelle persone che hanno deciso di aprirsi e sono in grado di leggere tra le righe dei precedenti libri, sono pronti ad affrontare il lavoro che questo libro spiega come fare, così da trasformare la propria vita sul serio. Che domande mi sono posto per scrivere questo libro? Le stesse domande che mi ponevo io quando cercavo soluzioni, ma le risposte che ottenevo erano poco chiare, incomplete o ti complicavano ancora di più la situazione. Ho chiesto a me stesso cosa può aiutare a creare condizioni e opportunità per realizzare obiettivi e progetti nella vita. A prescindere da quello che desideriamo o pensiamo di necessitare, l'unica cosa che è alla base di tutto è la legge d'attrazione. Fin qui tutto abbastanza facile perché spiegando cos'è, come funziona e fornendo degli esercizi opportuni, il gioco è fatto. Sappiamo benissimo che non è così però, perché spesso non funziona. Ma è colpa della legge? No. Delle nostre credenze, paure e suggestioni. Ho quindi ritenuto opportuno spiegare e dare varie soluzioni per risolvere anche i blocchi, così il lavoro è completo e le cose cominciano a funzionare. Prima bisogna essere convinti di quello che si vuole, poi ufficialmente affermare di essere pronti al cambiamento e poi, seguendo i consigli del libro, comincerete ad operare miracoli nella vostra vita. Perché l'ho scritto? Ho scritto questo libro combinando gli argomenti della legge d'attrazione e delle paure, perché ho riconosciuto la loro potente connessione e l'impatto che hanno sulla vita delle persone. Ho capito che la legge d'attrazione è un principio universale che governa le nostre esperienze e che le nostre paure possono influenzare in modo significativo i risultati che attiriamo. Affrontando sia la legge d'attrazione che le paure nel mio libro, intendo fornire una comprensione completa di come questi due fattori interagiscono e danno forma alla nostra realtà. Sottolineo che mentre la legge d'attrazione offre il potenziale per manifestare i nostri desideri, le paure possono agire come ostacoli significativi che debilitano la nostra capacità di sfruttare il suo potere. La mia intenzione è quella di guidare i lettori attraverso il processo per superare le paure e allineare la loro mentalità e il mindset con i principi della legge d'attrazione. Esplorando la relazione tra questi due aspetti, offro ai lettori strumenti pratici, intuizioni e strategie per identificare e superare le loro paure, sfruttando il potere della manifestazione positiva. In definitiva, il mio obiettivo è consentire alle persone di trascendere le proprie paure, sviluppare una mentalità di abbondanza e positività e creare la vita appagante e abbondante che desiderano. Credo che affrontando sia la legge d'attrazione che le paure, i lettori possano sbloccare il loro pieno potenziale e manifestare i propri sogni con maggiore chiarezza, fiducia e successo. Come l'ho scritto?
Ho organizzato il libro in modo logico e coerente. I capitoli sono strutturati per introdurre ed esplorare gradualmente i concetti chiave legati alla legge dell'attrazione e al superamento delle paure. Ecco come ho approcciato la stesura del libro. Introduzione. Comincio con un'introduzione che stabilisce il tono e lo scopo del libro, fornendo ai lettori una panoramica di ciò che possono aspettarsi di ottenere dalla sua lettura. Comprendere la paura. In questa sezione approfondisco la natura della paura, spiegando i suoi effetti sul mindset e sul comportamento. Esploro anche tipi comuni di paure e le loro origini, sottolineando l'importanza di comprendere la paura per superarla. Superare la paura. Questa sezione si concentra sulle strategie e le tecniche per superare la paura. Fornisco strumenti pratici ed esercizi per sfidare e spostare le convinzioni limitanti, nonché esercizi per costruire fiducia e autostima. Usando la legge d'attrazione. Qui sposto l'attenzione sulla legge d'attrazione e sulla sua applicazione nella vita quotidiana. Discuto su come riconoscere le azioni e i pensieri giusti per manifestare l'abbondanza e approfondisco varie tecniche per allineare pensieri, emozioni e azioni con i risultati desiderati. Lungo il percorso di realizzazione, in questa sezione affronto i tipici blocchi e ostacoli incontrati sul percorso verso la realizzazione. Fornisco strategie per sviluppare il mindset da vincitore, costruire abitudini e pratiche di potenziamento e superare le sfide lungo il percorso. Vivere una vita appagante. Qui esploro la relazione tra mindset, realizzazione e il concetto più ampio di realtà. Introduco l'importante concetto di orizzontalità, che rappresenta la prospettiva di base per far funzionare correttamente la legge di attrazione. Ho sviluppato personalmente questo concetto e sono felice di condividerlo perché già comprendendo questo, ogni aspetto della vita sarà visto in modo totalmente diverso. Ho anche incorporato intuizioni dalla fisica quantistica per enfatizzare ulteriormente il potere dei nostri pensieri e intenzioni nel plasmare le nostre esperienze. Conclusione. Il capitolo finale funge da riepilogo dei concetti chiave discussi nel corso del libro. Condivido stimolanti storie di successo di individui che hanno applicato i principi discussi rafforzando il potere trasformativo della legge d'attrazione superando le paure. Potere di creare. Questa sezione funge da dichiarazione di chiusura, sottolineando il potere intrinseco del lettore di creare la realtà desiderata e vivere una vita appagante. Il libro segue una progressione logica, basandosi gradualmente sui concetti e fornendo una guida pratica ai lettori che cercano di utilizzare la legge d'attrazione e superare le proprie paure. Come è venuto su? L'organizzazione del libro deriva da una combinazione di un'attenta pianificazione, ricerca e considerazione del flusso logico degli argomenti. Ecco una panoramica di come si è sviluppato. Identificazione dello scopo. Ho iniziato chiarendo lo scopo del libro, che è quello di esplorare la legge di attrazione e la sua relazione con il superamento delle paure. Ho definito lo scopo del libro determinando quali concetti chiave, tecnici e strategie includere. Ricerca e raccolta di conoscenza. Ho condotto ricerche per approfondire la mia comprensione della legge di attrazione, della paura, del mindset e argomenti correlati. Ciò ha comportato lo studio della letteratura esistente, l'esplorazione di varie prospettive e il ripasso delle varie tecniche proposte, personalmente studiate e sperimentate. Tra le centinaia di tecniche esistenti ho voluto proporre quelle che personalmente conosco. Delineare i capitoli. Con una chiara comprensione del mio scopo e della base di conoscenze, ho creato uno schema per il libro. Questo schema includeva i capitoli principali, gli argomenti secondari e i punti chiave che volevo trattare, garantendo una progressione logica delle idee. Strutturare il contenuto.
Una volta stabilito lo schema, ho iniziato a scrivere il contenuto di ogni capitolo. Ho cominciato con l'introduzione, fornendo una panoramica dello scopo del libro e di ciò che i lettori potessero aspettarsi. Quindi ho approfondito i capitoli principali, come capire la paura, superare le paure, usare la legge d'attrazione, eccetera, eccetera. Ogni capitolo doveva contenere spiegazioni, approfondimenti, tecniche, esercizi ed esempi pratici per coinvolgere e guidare i lettori. Finalizzazione dell'ordine. Durante il processo di revisione ho considerato la sequenza dei capitoli e il flusso logico delle idee. Ho apportato modifiche per garantire una transizione graduale da un argomento all'altro, consentendo ai lettori di sviluppare la loro comprensione progressivamente. Ciò ha comportato la garanzia di chiarezza, coerenza e uniformità delle informazioni. Scrivere la conclusione. Mentre mi avvicinavo alla fine del libro, ho elaborato una conclusione che riassumesse i concetti chiari, evidenziasse il potenziale trasformativo della legge d'attrazione e superamento della paura e lasciasse ai lettori un senso di responsabilizzazione e ispirazione. Seguendo questi passaggi, concludendo ricerche, approfondimenti e organizzando attentamente i contenuti, sono stato in grado di creare un libro ben strutturato e di grande impatto, che esplora efficacemente i temi della legge d'attrazione e del superamento delle paure. Soprattutto, e ne vado fiero, è scritto in modo semplice, che rende tutti i concetti comprensibili e quindi raggiungibili e applicabili da tutti. Qual è il passo successivo? L'unica cosa rimasta è che tu lo legga. Clicca sul link corrispondente e acquista il libro che ti guiderà nella trasformazione della tua vita. Buona lettura e buona vita.